gli armadi sono famosi proprio perché i mostri si fanno i villaggiatori in degli armadi. Tu non sai che cosa ti aspetta. Guè, è meglio il meglio, ci sta. Chi ha cagato in derolito? Pazzo di neve, ancora di più poi. Che te lo dica a fa? Di neve. Oh! Chi era? Ora hai capito! Oh nonno. Ciao a you, benvenuti, questa non è camera mia, avete visto? Perché qua stanno delle mensolette, una televisione e lui. Io lui l'ho trovato. L'ho trovato in un negozio. Lui faceva video, ha detto, fa un video insieme. Io ho detto, facciamo un video insieme. Lui ha detto, che video fai? Lui ha detto, faccio video horror. Oh, a me piace i giochi horror. Perché? Perché va fatto Outlast, andiamo a fare, ma non ho fatto un gioco. Lui è Enim. Chiaramente faremo il video diviso in due parti. Questa sarà la prima parte dove giochiamo a Five Nights at Friends 4. Io non so un cazzo di questo gioco, tra l'altro. Because you have, yeah, oh, what about? E la seconda parte la caricheremo sul suo canale. Quindi ora siamo pronti per cagarci sotto, per metterci un po' paura, perché questo gioco fa un po' paura. Io non so un cazzo di questo gioco. Io invece mi sono preso fin troppo in parte. Quindi io praticamente sono io che lo prendo dietro in questo qua. Vabbè, siamo pronti a giocare, vai. 5 giorni fino al party. Perché until vuol dire fino. Prima del party. No. Prima del party. Before the party è prima. Che cosa ha fatto questa volta? Si è chiuso di nuovo in camera tua. E se stava bufando di non metterti paura. Sono qui con te. Questo si chiama Wast. Che bel nome. Veramente sarebbe i comandi. Ah, comandi. Mamma! Questi sono i miei amici. Me ne vado. Chi è? Ah mamma, se stai chiamando per gli asco. Capito, mamma, non posso venire. Perché non puoi andare? C'ho la febbre giustamente su YouPorn. Domani, YouPorn è famosa per la febbre. Ancora. Ha fatto capo e muri. Domani è un altro giorno, disse il nonno. Notte uno comunque. Oh nonna, se ne aiuta. Notte uno. Col pupazzetto pucciosino, guarda quanto è carino. Ecco, ecco ora qua, vai. Corriamo alla porta, vediamo cosa successo. Ecco la porta. Per accendere la luce, control. Non c'è nessuno, signori, quindi torno indietro. Ora come ora devi solamente abituarti ai comandi. Anche però dietro c'è un pupazzo. E meno male che c'è sta solamente il pupazzo, credi. Comunque devi aspettare tipo alle 2-3 di notte ora per accadere un minimo di qualcosa. Però controlla sempre in giro, perché se non sbaglio, se non guardi in queste ore, tipo ti dovrebbe comparire un coso a caso. Cioè, quindi bene o male già morì. Guarda, gli armadi sono famosi proprio perché i mostri si fanno i villaggiatori in degli armadi. Guardati dietro. Clicca X per togliere questi cazzo di suggerimenti. Si è ringraziato Gesù Cristo che l'ha capito. Grazie Gesù Cristo. Da notare l'orologio che non porta l'ora. Sono le 88 e 88. Sono le 2. No, là porta le 7 di sera tipo. Guai, è meglio il meglio, c'è sta. Sta pure quello di Toy Story qua. Il telefono. Ma chi sta, perché mette in mutande? Ah guai, l'amo è figa però. Sì. Pupazzo di neve, ancora di più poi. Che tu dica fa? Di neve. Guardati dietro prima cosa, perché metto poi. Non dietro qui! Calmo! Ma che cazzo hai visto? Un pene! Perché quando vedi i peni così fa. Ma guarda, io non ho mai visto un pene, per fortuna. E come tu fai? Occhio chiuso subito. Stiamo andando avanti. Madonna! Madonna della nonna! Ma nonna. È la nonna. Donna. Santa donna. Stanno ancora i piscioli dietro qua. Sì. Vabbè, ma non mi hai fatto paura, eh? È stronzetto? Pensi che ho paura di te. E mi sa che non ne ho visto ancora un cazzo. Io solo quando apri la porta io mi cago addosso. Tu non sai che cosa ti aspetta. Una donna nuda. Dove devo andare? Guardati dietro, guardati da voi, dietro. Sono sempre i puttanelli fortunelli. Dimmi a me, io mi sto a cagare addosso. No, è sciolto, tranquillo. Sciolto tranquillo un cazzo, poi all'improvviso tu cadi dalla sedia. Io cado da quest'altra sedia, si scassa il computer. E muore. Buffalo Bill. Ok, ma non puoi alzare tipo un po' le casse? No, se alzo le casse dopo si sente ancora di più il jumpscare. La flebbo. Vabbè, quello è ambientato a guardare lì stavolta. Ora scattano le 6 e vinciamo. Ah, alle 6 si vince? Sì, alle 6 si vince. Woo! Ringraziando Gesù Cristo. Non siamo morti. First night with. Al primo tentativo. Sono le 6 e tutto che va bene. Che cazzo di culo c'hai? Sono le 6 ma tutto va bene. Ah, ma noi dobbiamo fare 4 giorni così. No, dobbiamo fare 5 giorni. 5 notti dobbiamo fare. Ok. Se non di più, non mi ricordo. Lo so. So che si sta nascondendo di nuovo. Ah, boh, questo sempre come mai lui. Ma capite, cioè, scendete insieme. Non si fermerà finché non mi trova. Puoi uscire ora. Ok, ti hanno aperto la porta. Ehi! Guarda quel pedofilo di merda, che c'è sempre. C'è sempre. Guarda, ti guarda se ci fai caso. Che ci fai? Zozzo? Laggiù. Chi ha cagato in derolito? Ma è la testa di un alieno. Questo sarebbe un altro animatore. Ah, ma questo ci sta sempre. Ci sta sempre lui. È ovunque questo. Hai visto Grande Fratello? Oh! Oh! Ma
che cazzo fai? Dov'è l'altro giorno? Vabbè, questo non lo so fare manco io. Lo vedi questo pupazzetto? Guarda quanto cazzo è figo qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Cazzo, sto sempre qua, si deve muovere. Cioè, noi dobbiamo acchiapparlo, cioè, tipo, capito, un 2-3 stella. E se non succede? Se non succede, non fa niente. Se aspetto che arriva fino a zero e tengo. No, se non succede. Oh! È uscito. Ah no, è cosa ricordi? Che uscito scendere già. Stella! Oh! Ah! T'ho visto che ti muovevi! L'ho visto, l'ho visto! L'ho visto pure io! Ma dai, sta sotto lo stesso! Ah! Come dai, sta tu? Notte 2. Ti dico subito che questa è diversissima dalla notte 1, perché la notte 1 è difficile. Però l'hai passata a culo. Questa ti inizieranno ad attaccare già da adesso. Ne questa è molto più difficile della notte 1. Molto, ma di molto, moltissimo. Chi era? Ora hai capito. Oh nonno. Sempre i puttanelli fortunelli. Solo per voi, ecco. Ma quando puttanelli fortunelli? Ma che è successo, fra? Ti hai cagato sotto, ecco che è successo. Ah. Allora, questa era la prima parte, già ci siamo cagati sotto un paio di volte, quindi per la seconda parte del video vi basta cliccare cliccate qua. Cliccate sulla mia testa, qua. Cliccate sulla mia testa. No, qua è più bello. Cliccate qua per la seconda parte del video dove che vorresti dire che hai una mano perfetta. Perché vuoi dire una capa perfetta? No, ma la tua mano è perfetta? Non. Cliccate. Se non cliccate, che cazzo di senso? Clicca.